La storia, purtroppo, è costellata di delitti e omicidi. Talvolta capita che gli autori di queste azioni terrificanti vengano vantati di una fama sinistra che li trasforma in vere superstar del crimine, incidendo i loro nomi sulla pelle del tempo. E quale assassino è diventato più celebre se non il killer per antonomasia, Jack lo Squartatore? La carriera di Jack ebbe inizio, almeno ufficialmente, il 31 agosto del 1888, quando alle 3:45 del mattino fu fatta un'atroce scoperta davanti a un mattatoio di Bucks Row. Venne trovato il cadavere di una donna. L'assassino era stato brutale, sgozzandola fin quasi a decapitarla, lacerandole il ventre, facendo uscire l'interiore e infierendo sui suoi genitali. La poveretta si stabilì essere Mary Ann Nichols, una prostituta di 43 anni. Non era raro che donne di strada subissero violenza nella Londra del 1888, ma la brutalità del delitto sconvolse la comunità intera. Pochi giorni più tardi, l'8 settembre, un fattorino notò qualcosa di strano in un cortile al 29 di Embury Street, a Whitechapel. Il cadavere della 46enne Annie Chapman, anch'essa prostituta, si trovava incastrato fra una porta e una palizzata. Il killer le aveva squarciato la gola profondamente, così come il ventre. Poi, per chissà quale macabro motivo, aveva ammucchiato i suoi intestini sulla sua spalla destra e ne aveva asportato l'utero e la vagina. La polizia iniziò subito a interrogare tutti coloro che abitavano nei pressi. Un vicino raccontò di aver sentito l'urlo di una donna, ma che non era andato a controllare, troppo impaurito. I sospetti, dopo il ritrovamento di un grembiule di cuoio nei pressi del luogo del delitto, orbitarono su un lavoratore del cuoio ebreo di nome John Pinzer. La polizia, anche dopo averlo scagionato, lo tenne in cella per un giorno in più, per proteggerlo dalla folla infuriata che avrebbe voluto compiere della giustizia sommaria. 30 settembre. Un cocchiere che procedeva per Berner Street vide presso un cortile di un circolo di ebrei e tedeschi il cadavere della terza vittima ufficiale di Jack, Elizabeth Stride. Questa volta c'era qualcosa di diverso. Il taglio alla gola fu l'unica ferita rinvenuta sul cadavere, e da esso, all'ora del ritrovamento, sgorgava ancora sangue. Ciò significa solo una cosa, ovvero che era stato l'arrivo del cocchiere a far scappare l'assassino, il quale, solo poche ore più tardi, reclamò la sua quarta vittima in Mitre Square. Il cadavere di Catherine Eddowes era stato colpito con ferocia particolare, forse a causa della frustrazione del maniaco che non aveva potuto accanirsi su Elizabeth Stride. Le aveva mozzato il naso e un orecchio, per poi sfigurare il volto infierendo su occhi e bocca. Un unico profondo taglio le attraversava il corpo per intero, dal linguine alla gola. Il rituale si era svolto poi come di consueto. Gli intestini le erano stati posi su una spalla, il fegato era stato tagliuzzato, un rene e genitali mancavano. Alle 10:45 del 9 novembre fu trovato il risultato di quello che viene considerato l'omicidio più terrificante della carriera di Jack, nonché l'ultimo ufficiale. In una camera al numero 13 di Miller's Court fu scoperto quanto restava del corpo di Mary Jane Kelly. Jack l'aveva praticamente macellata viva. Il volto era tanto martoriato
da non essere riconoscibile. L'addome era stato aperto e gli organi rimossi. Il fegato giaceva tra le gambe, gli intestini raccolti sulle mani. La carne degli arti venne asportata e il cuore mancava. Alcuni vicini riferirono di aver udito la vittima urlare «Assassinio!» verso le 4 del mattino. Ora che, come venne stabilito, coincideva con la morte della povera donna. Ci sono almeno altri 6 delitti che secondo alcuni sarebbero da ricondurre alla mano di Jack lo squartatore, ma quelli ufficiali sono solo quelli sopracitati. Potrebbe stupire il fatto che siano bastati solo 5 omicidi per donare a Jack il premio di killer più famoso della storia, considerando che diversi serial killer vissuti dopo di lui hanno al loro attivo un numero di morti molto più impressionante. Ma forse il vero fascino di Jack, oltre alla brutalità con la quale si accanì sulle sue vittime, gli derivò dal suo interagire con le indagini tramite terrificanti lettere indirizzate ai giornali e alle forze di polizia. Oggi come allora esistevano i mitomani. Furono centinaia i sedicenti assassini di Whitechapel che si dichiararono colpevoli degli omicidi. Ma di tutto quel mare di deliranti missive, solo 3 furono e sono considerate scritte dalla mano di Jack. Una lettera datata 25 settembre 1888, ricevuta dalla Central News Agency, 2 giorni dopo intestata a Dear Boss. La prima a riportare la firma a Jack lo Squartatore, nome con il quale fu mondialmente noto. Una cartolina ricevuta il 1 ottobre, molto simile alla precedente dello stile, dove si minacciava l'uccisione di 2 vittime nella stessa notte. Una missiva ricevuta il 16 ottobre dal capo della commissione di vigilanza di Whitechapel, George Lusk, intestata From Hell, accompagnata da una scatola che conteneva parte di un rene umano, conservato in alcol etilico. Una volta analizzato, quel brandello di organo si rilevò somigliante a quello rimasto a Catherine Haddows. Tanto la lettera quanto il pezzo di rene andarono successivamente perduti. Per tentare la cattura di questo spietato maniaco, fu interpellato il medico forense Thomas Bond. Nei suoi appunti del 10 novembre 1888 descriverà l'assassino come una persona all'apparenza banale e insospettabile, forse distinto, che cova in sé una grande misoginia unita a ogni ipersessualità. Pensò che non si trattasse né di un macellaio né di un medico, in quanto i tagli sulle vittime non presentavano alcuna conoscenza anatomica. Anche l'FBI, anni dopo, stilò un profilo del possibile omicida, dove viene descritto come un uomo fra i 28 e i 36 anni, con una figura paterna assente. Era possibile che avesse qualche difetto fisico, e ciò era motivo di grande rabbia. Quasi sicuramente, in base a questa analisi, Jack era un macellaio o l'assistente di un medico, lavori umili che lo facevano sentire un inetto sociale. Le indagini, per quanto ferventi, non riuscirono a concentrarsi efficacemente solo su un colpevole. Le tecniche investigative di epoca vittoriana non sono comparabili con quelle odierne. Grazie al DNA ritrovato su una sciarpa appartenuta alla quarta vittima, confrontato con quello dei discendenti di alcuni sospettati, si riuscì a stabilire nel 2014
che corrispondeva con Aaron Kosminski, un ebreo di origine polacca che faceva il barbiere, ma che trascorse gran parte della vita in un manicomio. Morì nel 1919 per una cancrena alla gamba. Non tutti però indicano Kosminski, che già all'epoca era uno dei sospettati principali, come il possibile autore dei crimini, tirando in ballo errori durante l'analisi per l'estrazione del DNA. La polizia non è stata l'unica a indagare sul caso dello squartatore. Nel 2002, la famosa scrittrice di gialli americana Patricia Cornwell pubblicò il volume Ritratto di un assassino, nel quale, a seguito di una lunga ricerca da lei svolta, in collaborazione con altri esperti di criminologia, avrebbe trovato l'identità del maniaco nel pittore inglese Walter Sickert, il quale, fra l'altro, fu autore di una serie di quadri raffiguranti uomini seduti accanto a donne nude, che appaiono addormentate o morte. Uno di tali quadri si titola La camera di Jack lo squartatore. In appendice al video trovate la traduzione delle tre lettere deputate originali